Sport prima del, subito dopo il GR, è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. È un fenomeno che spesso è passato sotto silenzio o in modo distratto da parte dei media, ma è un fenomeno che ha dei numeri impressionanti, del quale ci parlerà. Innanzitutto bentornata Nicole Ramadori. Bentornata Nicole. Buongiorno. Ciao, buongiorno Giorgio, ben ritrovati a tutti voi naturalmente. Sì, noi media, radio, giornali, TV ci occupiamo spesso di singoli casi di sparizione di bambini. Ultimamente, sapete, è tornata un po' alla ribalta, scusate questa espressione fin troppo abusata, il caso di Denise Pipitone, magari dopo ne parleremo, ma questa giornata, come dicevi, ci offre l'occasione per occuparci di un fenomeno nella sua globalità, perché appunto è un fenomeno preoccupante da sempre, ma sicuramente in quest'ultimo anno e mezzo, con il Covid, con la pandemia, con i lockdown, questo fenomeno ha assunto delle caratteristiche nuove e anche allarmanti. Di tutto questo ne parleremo naturalmente con i nostri ospiti fra poco. Prima però inquadriamo, fotografiamo il fenomeno dei bambini scomparsi, e la stessa Nicola Ramadori ha intervistato la prefetta Silvana Riccio, che è il commissario straordinario del governo per le persone scomparse, figura peraltro unica in Europa, cioè no, solo noi abbiamo una figura specifica per questa vicenda, per questo fenomeno che ora l'ascolterete, ha dei numeri impressionanti. I numeri ammontano a circa 7.672 denunce nel corso del 2020. Di questi 7.672, che è un dato oggettivamente rilevante, perché sono quasi 21 minori al giorno che scompaiono, ben 5.500 sono minori stranieri. E la percentuale di ritrovamento è una percentuale alta, è intorno all'80%, perché noi abbiamo ritrovato 3.322 minori. E questi dati cosa ci raccontano? Cosa ci dicono? Che sicuramente c'è un fenomeno in crescita da vari anni. Io ho davanti un trend dal 2007 al 2020, il 2007 perché è l'anno di istituzione dell'ufficio del commissario, e indubbiamente nel 2007 noi avevamo circa 1.454 minori scomparsi, il che ci induce a dire che cosa? Che ovviamente il dato complessivo va scorporato, perché è chiaro che i 5.500 stranieri, molti di questi sono minori stranieri non accompagnati e quindi persone che transitano, diciamo così, nel nostro paese, sbarcano, dopodiché raggiungono molte volte familiari, amici e parenti in altri paesi del nord Europa. Su quelli che rimangono come italiani, sì, nel 2020 abbiamo 2.166 minori, che è un dato comunque importante e che quindi ci deve far riflettere. Però la percentuale di ritrovamento nei confronti di questi minori italiani raggiunge circa il 90%. Mi scusi, quindi, prefetto, ma chi è che denuncia la scomparsa di questi minori stranieri non accompagnati? Sono chiaramente i gestori dei centri di accoglienza per minori o i tutori, perché lei sa che con la legge Zampa del 2017 ogni minore straniero non accompagnato ha un tutore. Poi immagino che ci siano tanti altri contesti e tante altre motivazioni per cui i bambini spariscono. Le cause principali sono gli allontanamenti volontari, ma ovviamente la parola allontanamento volontario ha dietro un mondo, perché le cause di un allontanamento volontario possono essere le più varie possibili: situazioni di disagio familiare, situazioni di disagio ambientale legate anche alla scuola, ci possono essere cause di bullismo, ci possono essere cause collegate a un uso distorto della rete, ci possono essere poi cause di sottrazione di minori. Questo dipende anche dalla fascia di età, quella che va dai 0 ai 10 anni sono riconducibili alcune volte a ipotesi di sottrazione da parte di uno dei due genitori, sottrazione che può essere anche internazionale. Ci possono essere anche dei casi di reati, però diciamo che sono un evento residuale
rispetto alla maggioranza che sono allontanamenti volontari. Quindi, che cos'è, prefetto, che ha permesso in questi anni questo aumentato numero di ritrovamenti? In primo luogo c'è una specializzazione e un'informazione continua, informazione e formazione degli operatori delle forze di polizia. C'è un grosso contributo, una grossa sensibilizzazione anche da parte degli operatori della protezione civile e dei vigili del fuoco. C'è un sistema che riguarda la ricerca, un sistema oramai consolidato e strutturato attraverso i piani provinciali dei prefetti. Ci sono poi le associazioni dei volontari. Come vede, c'è tutto un sistema che è fatto di forze in campo e di strumentazione informatica, tecnologica, droni, georadar e anche le mappe satellitari. Rispetto ai vari casi di scomparsa di minori, qual è quello di più di difficile soluzione? La difficile soluzione è soprattutto il fatto che i ragazzi, se vogliono scomparire, tolgono la SIM dai loro cellulari e quindi ci viene meno uno degli strumenti principali, qual è il tracciamento, no, delle celle telefoniche. Però l'esperienza ci insegna, e anche le percentuali di ritrovamento ci insegna, che molte volte sono dei fenomeni limitati nel tempo. Ma nei confronti dei minori c'è anche un altro fenomeno che è poco conosciuto, quello della recidiva. Pensi che, incrociando i dati, abbiamo un minore che è scomparso 48 volte. In questi casi c'è ovviamente un tema di disagio, dove è fondamentale la figura dello psicologo. Ogni scomparsa è un caso a sé e ogni scomparsa impone un aspetto investigativo. Poi fondamentali sono anche le segnalazioni. Ecco, a questo punto colgo l'occasione per chiederle, attraverso i nostri microfoni, che messaggio vuole lanciare in questa giornata? In primo luogo la tempestività della denuncia, che è fondamentale. In secondo luogo un messaggio di partecipazione attiva. Chissà che in un determinato territorio è scomparso un minore, se ha dei segnali che possono essere riconducibili alla scomparsa della persona, di segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine, e cioè di essere anche un po' più attivi nei riguardi di questo fenomeno, perché richiede la collaborazione di tutti.